Noi pure abbiamo i nostri sogni e forse a Natale ci pensiamo di più, ne parliamo insieme. Magari ripangiamo alcuni sogni infranti e vediamo che le migliori attese devono spesso confrontarsi con situazioni inattese, sconcertanti. E quando questo accade, Giuseppe ci indica la via. Non bisogna cedere a sentimenti negativi, come la rabbia, la chiusura. Questa è la via sbagliata. Occorre invece accogliere le sorprese della vita, anche le crisi, con un'attenzione che quando si è in crisi non bisogna scegliere di fretta secondo l'istinto, ma lasciarsi passare al setaccio, come ha fatto Giuseppe, considerare tutte le cose e fondarsi sul criterio di fondo, la misericordia di Dio.